Adesso ottobre abbiamo da fare un po' di roba, sai? Io sto guardando questa, prima o dopo tu vieni a casa, prima o dopo vieni a casa, se vieni a casa, 650 cavalli di potenza, prima o dopo vieni a casa, cavallino, la katana, il cavallino che macina tutto, la Ketty, con le ruote larghe della BKT, è una roba, cioè, illegale. Con il condotto extra lungo. Gruzzo, lungo. Cazzo, c'ho l'olio di colza che è quasi pieno. Gruzzo, lungo, duro. C'è lo storage di olio di colza che è quasi pieno. Com'è? Cioè, calma, non riesco a seguire. Ho messo a fare anche l'olio di colza al frantoio, visto che abbiamo fatto la colza, ed è quasi pieno. Ma funziona anche con l'olio di colza? L'ho messo a produrre così e basta, perché lo pagano un sacco. Cioè, ci conviene farlo, visto che abbiamo già il frantoio, piuttosto che vendere solo la colza. Esatto. Ti grassa il casino che sei qua. Queste sono tutte patate. Quello è ketchup. No, ketchup. Vedo che si sta divertendo col muletto. Faccio prima, aspetta. Immaginavo. Guarda che tiro su, però. Vaffanculo. Olio di colza. Fai prima a spingerlo con le forche. No, perché devo inforcarli con le forche. Lick. Non so se hai visto a cosa hai fatto il 12. No, non ho visto. Perché le barbabietole da zucchero? C'è nel nome, zucchero. Abbiamo lo zuccherificio. Sì, ma non abbiamo la macchina per tirarle su. Si noleggia. Lo pagano bene comunque l'olio di colza, eh. Tutti a barbabietole, infatti. Sti qua a casa, sì. Ehi là, c'è una roba che ci serve nelle offerte. C'è una cosa che ci serve nelle offerte. La Wood Crusher. Proprio lei. Sì, ma la puoi solo comprare. Problema c'è. Abbiamo il ketchup da vendere. 150.000 litri. Vabbè, vendiamo il ketchup, non c'è problemi. Vendiamo il ketchup, non c'è problemi. Aspetta, prendiamo lo stretto necessario. Spero che mettiti sul ketchup con l'autocaricante. Perfetto, non metti da su. E vabbè. Allora, Fliegel. È la cosa bella dei pallet di ketchup, perché puoi tirarli su anche a mano. Non so perché. Ah, non vanno sul cron? No, non li tira su. Muletto simulator. Più o meno. Ehi là. Cosa stavo vedendo? Non si vola più con i tronchi, si vola con i pallet adesso. Non pesano neanche tanto. È strano però, perché sono 1000 litri di ketchup. 75 kg. Jesus. Oh Jesus. Sto arrivando Jesus. Diciamo che sporgi un po'. Ah? Sporgi un po'. Sto arrivando Gesù, aspettami. Dove sei? Ah, oddio. Boh, penso di essere 200 metri. Forse Ale mi vede. Cosa, dove? Alza gli occhi. Non vedo niente. Puoi guardare verso la farm nostra. Non vedo niente. Mi sa che brilla. No, si passa distante. No! Sto arrivando. Dove cazzo è? Aspetta un secondo. Dove è finito? No, è rimbalzato, tipo finito in mezzo agli altri. Qua, sempre in mezzo a sti qua. Ma sarebbe il massimo se tipo riuscissi a prenderne uno qui e si alza tutto quanto il rimorchio. Carica, vada. Vediamo se riesco a caricare. Ehi, sì, no, colui che volò con il ketchup. Sì, ma Cristo Dio, là. Ehi, là. È andato da Gesù, anche lui. Sì, più o meno. Perché vengono fuori continuamente? Perché ne abbiamo 140.000 litri. In stoccaggio? Sì. Che non mi va più avanti? Ah, stavo laggando. Ok. Se mi te dico che te gai andare lì, te che vè? Qui. Allora, vieni qui. Lì. Cos'è? Sono... L'ha detto alle bestemmie, io non ho capito. Esattamente. Sommerso dai pallet. Quanto Dio! Infatti non so dove voglio arrivare. Ce ne sono ancora 121.000 litri. Vedo che stavo là, ecco. Dove bene. Cazzo è finito? Ah, ok. Perché? Lì te che da stare, non così però. Neanche là sopra. Basta! Devo finire di buttare. Basta! Ma che ingrumamento ne mancavi?
Dai, che ho messo ben, Dio, basta. Adesso vado. Sì, ma non sta a buttarli in su in sto modo, Singano. Ma no, da... Lascia dei ingrubamenti. Non si capisce più un cazzo. Sta laggando tutto. Aspetta un secondo. Perché vorrei... piega tutto l'aquarium, occhio. E mi dice ketchup non accettato qui, sono in mezzo a un campo da, avvolgere. Siamo noi. Ketchup non accettato qui. Ma perché lo dice anche lei? Sta buggando tutto. Gli è arrivato fino a lì il bug. Allora, parliamone. Ma sto cazzo ne sta uscendo, Dio qua. Eravamo anche partiti caricando bene. Ketchup non accettato. Cazzo sta succedendo? Ma che razza di carichi? La base è solida, il sopra che non è solido. E ce n'è talmente troppo. C'è il server che non si sta più capendo. Aspetta un secondo, mi vedo palle di qua e là, non capisco più niente. Ho capito, basta. Vai. No, vai. No. Vai. È rimasto su. Perché? Cos'è sta roba? È un qualcosa di... C'è il Fliegel che starà... sta pregando. Ma che affari, si sono incastrati ovunque. Non si sa per quale legge della fisica stiamo su. Aspetta che ce n'è un'altra. Aspetta, là. Sono tutti quanti allacciati o li devo allacciare? No, sono allacciati, sono allacciati. La ripieghi, ne hai perso uno. Aspetta, come ne ho perso uno? Forse non era agganciato questo. Ecco, 50.000. A posto. Ci perdimo tutti. Ne hai perso uno. Ecco. Adibu. Adibu. Vai. Più in alto ancora. 51. Ecco, perfetto. Forse ce n'è qualcun altro che magari non è legato. Non importa. Ce la fa. Che passiamo? Sì, sì. Aspetta un secondo che devo noleggiare il treno. E noleggiare il treno quanto costa? 1000 euro all'ora. Dio. C'è stata qualche difficoltà. Ma dove cazzo devo entrare? Di qua vieni. Ci passi? Stavo sperando di non dover passare lì. Bom. Là, va come scarica. Li è mangiati tutti. Va un po' avanti. Perché questo no? Ti fa schifo? Perché questi no? Perché sono sotto la mappa? Come sei sotto la mappa? Ah, sì, vedo. Sei sotto la mappa. Perché? Cosa fai lassù? Non lo so, sono uscito dal fan. Perché lo sposti? Oh. Ah, sì, ho lì che si scarica, Dio. Guarda, me fa andare fuori. Adesso bisogna caricarli sul treno. Ketchup? Esatto. È bello vedere la texture con cui lo carica comunque. Quello è prumento. Esatto. Va bene, quello sì. È ketchup. È ketchup, sì, sì. Vada. No. Vada. Corri, Forrest. Cioè, l'unica roba che si vede dentro sto treno è l'ora sul cruscotto. Sì. Ed è già tanto, accontentati. Sì, sì, nonno, cioè no. E devo andare avanti fino a dove? Avanti, sempre avanti. A Elm Creek. Schiccia. Là, ok. Ne abbiamo abbastanza adesso. Volendo. C'è anche il feltrino in sconto a 29.000 euro. Compra. A quella serve il dolly, però mi sa. Sì. Perché 161.000? Cos'è che hai preso? Quella! Aspetta, no. Quella ho preso. Perché mi dà ancora 161.000 euro? Ma aspetta un secondo. Non sto capendo. Perché me la dà ancora sulle offerte. Quando ma lì c'è? Sì, c'è qua il negozio. Ci sono sopra. Però ho ancora 161.000 euro. Ce l'ha fatta pagare 18.000 euro. Aspetta, ma cazzo è successo? Aspetta un secondo, che devo guardare una cosa. Oggetti noleggiati non ce n'è neanche uno. No. Oggetti posseduti... Madonna. Sì, sì, è nostra. Ma come, scusa? Come? Non ho capito. No, neanch'io. Questa mi è nuova. Mi è molto nuova. Facciamo questa. Una roba a questo punto. Allora, configura pure il feltrino da 60.000 litri. Che prendiamo anche quello. Sto facendo. Vendo il Farmtech. Ma che bestia. Ah, ce li ha scalati adesso i soldi. Ce li ha invertiti. Cioè, ah, ecco perché. No, praticamente ci ha fatto pagare 18.000 alla cippatrice enorme, no. E 144.000 rimorchio. Ok. Quindi se non prendevamo rimorchio. Esatto. Che mega inculata. Dai, avanti, dai. Ho riparato il feltrino.
Potrei fare anche un'altra cosa. No, non sto a diverniciare niente. Ma fa schifo così come che le... Vabbè, dai, sei solo rimorchio voi. Sì, sì, no, adesso so che è rimorchio. Porco, poi... 26.000? Sì. Mi prendi per il culo? Costa ridipingerlo questo. Mi sa che dobbiamo vendere qualcos'altro. Può essere. Caval può essere. Minchia, se il Feltrina costa tanto così, a riverniciarlo, figurati l'Alexio. Mi sa che vado a vendere qualcos'altro. Vuoi caricare sul Feltrina? Ti lanci sul cassone. È un'idea. Hai fatta, carichiamo sul Feltrina. Sì, l'è abbastanza alto. Carichiamo sul Feltrina. Lec. Dios. Lec. È entrato? Sì, è entrato. 2 e 3. No, un cazzo. Dai. Va dentro, ok. Dai, dai che entra, dai che entra. Gesù sei tu. Adesso li perde tutti. Può essere. Carichiamo un po' di ketchup sotto forma di frumento. In teoria i nostri campi sono tutti pronti adesso. Vendi, vendi. Vai.